Bene ragazzi, continuiamo finalmente con le news sulla Silvia. Oggi terminiamo il montaggio della testa dell'SR20 guardando ovviamente sempre un po' di video ignoranti su questo motore. Da settimana prossima passeremo al blocco e, se tutto va bene, per Natale dovrei riuscire a farvi il regalino di sentire ancora urlare questo motore e ovviamente vederla driftare per iniziare tutto il percorso di drifting da zero fino a fare qualcosa di figo tipo competizioni. Partiamo dall'officina. Andiamo a spiegare un po' la valvola e il funzionamento della valvola. La valvola è questo stelo che finisce con questa parte piatta, si chiama fungo, e la valvola ha presente una gola in testa. Se riuscite a notare la differenza della colorazione è perché ha vari trattamenti termici, la parte qui è più morbida, l'estremità un po' più dura, perché qua picchia il cam. Bene, andiamo già di ignoranza, ok. Che bella SS14. Il modello arrabbiato davanti, eh. Questa cos'è? Una? Ah, la stessa, S14. E dietro abbiamo una 15. A me piace di più. E cos'è quell'altra? Non si è vista più. Bene. Quanto è bello farsi chiudere una strada e fare ste robe. Torniamo in officina. Come rimane il gruppo valvola all'interno della testa? Nei quattro tempi c'è la molla che serve per il ritorno. Bisogna stare attenti che le molle hanno una parte un po' più chiusa e una parte dove parte subito la spirale con l'angolo della molla. Bisogna sempre tenere meno masse sospese in movimento per avere l'efficienza della valvola. Quindi la parte che è un po' più chiusa in genere sta sempre sotto. Siccome deve appoggiare sull'alluminio e l'alluminio è più morbido della molla, c'è questo anello d'acciaio che distribuisce la forza equamente della molla che viene appoggiata sulla testa lì. Quindi prima va l'anello d'acciaio. Molti motori hanno l'anello d'acciaio insieme al paraolio della valvola, quindi non si può sbagliare. In questo caso abbiamo la ranella, la molla e il cappello della molla, dove viene inserito il tutto. La valvola si inserisce così. All'interno qua abbiamo una parte un po' più larga e una parte un po' più stretta. Quindi c'è un cono all'interno. Abbiamo in conseguenza due semiconi, che sono questi qua, che hanno una parte più larga sopra e più stretta sotto. I due semiconi vengono inseriti, viene inserito il cappello della valvola, immaginate di comprimere qua, si mette i due semiconi, di solito io mi faccio aiutare con un po' di grasso così li si incollano, i due semiconi vanno nella gola, dopodiché si rilassa lo strumento che ti aiuta a impaccare la molla, il cono della valvola va all'interno e non esce più. Quindi è la stessa molla della valvola a spingere verso su e tenere il tutto chiuso, non fa scappare. Quando si fa questa operazione qui bisogna verificare che i semiconi delle valvole sono paralleli e dentro in sede perfetta, perché se no, se non si va a vedere, può succedere un guaio. È capitato quando lavoravo alla Ford che un cono di una macchina nuova non era stato messo bene, ha retto un po', portandolo al deposito alla vendita, esploso il motore, spaccato tutto. Bene, fantastico. Cioè sembrava volesse fare l'entrata 360, ma qualcosa è andato storto. Questo cos'è, da dietro o è sempre lui? No, è sempre lui, ok, non si vede da fuori. Si è sfondato qualcosa. Madonna, ma è neve questa? Oh, oh, oh!
Torniamo in officina. Per toglierlo bisogna con lo strumento impaccare questa parte qui e i due semiconi si liberano ed escono. Adesso andremo a fare il montaggio delle valvole sulla testa. Mi farò aiutare dalla mia compagna per tenere la testa in equilibrio, mettere lo strumento, perché da soli è molto difficile e non mi piace usare l'attrezzo che tiene la testa, perché sull'S20 non ci sono punti per poterlo prendere. Questo qui è l'attrezzo che serve per impaccare le molle. Procediamo al montaggio delle valvole. Veloce, eh? Andiamo a fare un po' di ignoranza. TD06, stessa nostra turbina. Quindi questo qua ha usato sia l'entrata cattiva sia il freno a mano. Ci ha fatto una specie di pendolo. Questo vedo che usa parecchio il freno a mano. Grande però. Torniamo in officina. Siamo arrivati all'ultima valvola. Volevo farvi vedere un po' come si fa. Ci facciamo aiutare da un cacciavitino. Mettiamo la randella, la sede fino in fondo, così. La valvola è già inserita. Vedete qua la valvola che scorre. Questa qui è la molla. Verificare sempre la parte dove è più stretta, dove è più impaccata. Va in basso. Questo qui è il cappello della valvola, che va inserito qui. Si prende lo strumento per impaccare la valvola, si appoggia qui e vedete che è lo stelo che scorre fuori. Dopodiché io mi faccio aiutare dal grasso a ioni di litio per attaccare sul stelo della valvola. Basta mettere veramente poco, un po' qui sul cacciavitino, vado qua sotto e li appoggio. Rimane incollata sempre dalla parte più larga sopra, la parte più stretta sotto, sennò ovviamente no, non tiene. Ecco qui, e la mettiamo qua sopra. Schiacciamo bene. Dopodiché bisognerà centrare il cappello, allentare l'aria e ce l'abbiamo messa. E abbiamo finito il lavoro di montaggio delle valvole. Certo che ci vuole pazienza, eh? Torniamo all'ignoranza. Anche lei, TD06. Vai, pam, va che bomba. Devo imparare a fare questa cosa. Ma quanto è sdraiata, oh! Porca miseria, torniamo in officina. Soffiamo via un po' il grasso in eccesso e verifichiamo che tutti i coni delle valvole siano in sede. E questa parte del montaggio di una testa S20 termina così, perché non mettiamo il cam, perché bisogna prima imbullonare la testa sul motore. Questa qui è la fasatura variabile di anticipo, è molto simile al Vanos delle BMW, è esposta di circa 10 gradi all'anticipo del cam di aspirazione. Noi col cam più aggressivo lo andremo a togliere, perché dà soltanto fastidio questa cosa qui al motore con le fasature tutte spostate. Gli diamo una fasatura fissa dove vogliamo il range del motore fisso. Era una curiosità, così volevo farvi vedere. Ignoranza. Questo non mi ricordo se aveva anche la TD06 o no. Madonna, l'attacco proprio incazzato. Sfreziona parecchio.
Torniamo in officina. Questo qui è il tallone d'Achille dell'S20, cioè quando inizia a fare casino, a fare problemi, a fare quel rumoraccio di catena, è questo che sta per partire. E quando sembra che abbia sbiellato, che fa to 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 to, è questo qui che è proprio partito. Cos'è che si rompe dentro? Beh, a volte si rompe la molla, a volte a furia di lavorare con olio bruciato si lasca l'ingranaggio elicoidale che c'è all'interno e quindi perde tutta la pressione dell'olio, e a volte si tappano i passaggi dell'olio tra il cam, tra questo, non arriva proprio olio, non caricando più, non avendo più la contropressione dell'olio, si inizia a spaccare tutto quanto finché lo prendi e lo butti via. Io ne ho cambiati un po', ho sentito un po' di gente che ha avuto lo stesso problema. Bene o male è la cosa più delicata di questo motore che noi andremo a togliere. Abbiamo delle puleggie regolabili qua. Bene, le puleggie regolabili ve le avevo già mostrate. Vi voglio mostrare invece adesso un paio di cose molto belle, molto colorate, giusto per darvi un'idea di come sarà il vano motore. Bene, con questa domenica con Passione Motori termina qui. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, noi ci vediamo giovedì per un prossimo video. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, Passione Motori, per news anche sulla Silvia, e su Twitch, Passione Motori Live, per un po' di divertimento in diretta. Sappiate che domenica prossima avremo altre news sulla Silvia, perché ormai siamo lì. Bella! Miami, Dade County, let's ride. I'm from Miami, bitch. Yeah, that's Miami streets. And all the haters wanna push us, try to give us heat. Baby, we live in heat, so drop your shit and drop the beat. Let's party in my streets.